Appassionati di moto storiche, buongiorno. Siamo oggi qui all'Idol Eneredi di Colamare in compagnia di Paolo, il nostro amico collezionista pomerese e possessore di questa splendida Suzuki RG500. Ciao Paolo. Ciao Torone, un saluto a tutti gli amici di Starbikers. Faccio una premessa: la Suzuki RG, 4 cilindri in quadrato, due tempi, è una motocicletta che ha rivoluzionato il mondo delle corse. Iniziò prima il grande Barry Sheen, famoso anche per le sue pieghe all'incredibile, che con questa moto vinse il titolo mondiale, ossia questa motocicletta in pratica è la figlia, è nata, è la costola della Suzuki RG da Gran Premio. Tantissimi piloti inglesi del team Heron e tanti altri team inglesi della Suzuki, con proprio questa moto clienti, hanno disputato il mondiale. Teatro particolare era il TT. Andiamo in Italia, 1981-1982, due titoli mondiali con il team Nava Olio Fiat, il grande mitico Roberto Gallina, con i piloti 1981 Marco Lucchinelli, 1982 il nostro Franconcini. È vero Paolo? È verissimo, la versione stradale è stata presentata subito dopo la presentazione da parte della Yamaha della RD500. È nata come risposta della replica da strada delle moto da Gran Premio e fu presentata nel 1984 assieme alla Honda NS400, che era 3 cilindri e 400 di cilindrata. Rispetto alla Yamaha RD, il passo avanti notevole è stata l'introduzione del telaio in alluminio. Questo ha consentito di diminuire il peso della motocicletta di circa 25 kg. Infatti, rispetto alla RD Yamaha, che pesava 199 kg, questa pesa 175. Il motore è anche più potente. Certo. Infatti, se rammento bene, ci furono anche dei monomarca per questa moto, e addirittura si può dire che questa motocicletta è stata una fucina per i campioni, i primi piloti privati italiani. Voglio rammentare che nel 1980, 81, 82, 83, i piloti erano ancora privati, era un po' ancora la reminiscenza del Continental Circus. Con queste moto, con poche modifiche, andavano a correre. Quindi si può dire, io ricordo Pelletier, ricordo un altro grande campione che purtroppo è scomparso, il maresciallo dell'aeronautica pilota Guido Paci, che con queste moto hanno iniziato e poi mano a mano hanno comprato da Gran Premio, hanno iniziato la loro avventura sui circuiti di tutta Europa. Anche se questa qua da strada già era di prestazioni notevoli, voglio soltanto ricordare che raggiungeva i 240 km/h, stiamo parlando di un 500. Velocità impressionante per i tempi di allora. Sì, e come potenza specifica era 188 cavalli per litro, è una potenza che ancora adesso credo che non sia stata ancora raggiunta, nemmeno dalla Yamaha R1, faceva i 400 metri da fermo in 11 secondi e 4. Insomma, era una moto davvero irraggiungibile come prestazioni. E purtroppo è stato il canto del cigno del due tempi, perché dopo la produzione di queste motociclette, il due tempi è stato praticamente messo fuori legge per via dei problemi legati all'inquinamento. La colorazione non è, credo, originale. Questa è una moto importata dalla Spagna. Può darsi che sia una livrea fatta per il mercato spagnolo. Di sicuro quello che non sono originali sono le marmitte. Queste credo che siano delle Jolly Moto. E poi la sospensione posteriore monta una sospensione speciale con un doppio serbatoio a gas che svolge la duplice funzione di molla e di ammortizzatore. Per il resto è tutto originale e va una meraviglia. Paolo, noi ti ringraziamo, speriamo di vederti presto con un altro dei due gioielli. E Grazie a voi per avermi ospitato e a presto. da Nicola Mare per Amarcord è tutto. Ciao da Ettore Freda.